Ciao, sono Teresa Chiara Pollonio e come ben sai è arrivata la stagione fredda, siamo in autunno e dobbiamo cercare di prepararci al meglio per l'inverno e per evitare appunto le malattie da raffreddamento. Esistono delle piante che ci possono aiutare ad aumentare le nostre difese. La prima per tutte è l'echinacea. L'echinacea è importante sia in fase preventiva che in fase acuta, lì dove per esempio sulla malattia da raffreddamento, sul raffreddore, nessun farmaco riesce a farcela passare. L'echinacea aiuta a star meglio. Ci sono delle piante chiamate tonico adattogene e per quando ci si sente molto stanche, sappiamo bene che quando aumenta la stanchezza, sia fisica che mentale, è molto più probabile che ci ammaliamo. Per gli uomini dai 50 anni in su esiste il Panax Ginseng, il ginseng coreano, ed è un'ottima pianta. Ricordo sempre, se prendete dei farmaci particolari per la pressione o anticoagulanti, rivolgetevi sempre al vostro medico. Oltre al ginseng c'è il ginseng femminile, quindi l'euterococco, che è sempre un adattogeno. Esiste poi la rosa canina, ricco di vitamina C, stimola le difese immunitarie e soprattutto insieme all'echinacea, quando siamo già raffreddati, aiuta a curarci dal raffreddore. Ricordo sempre un'alimentazione povera di latticini e di zuccheri, in modo tale da ridurre l'infiammazione del corpo, aiutarlo a sentirsi meglio e affrontare meglio questo inverno.